Medico risponde, do il mio benvenuto al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive per Regione Liguria. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Ricordiamo come sempre ai nostri telespettatori il nostro numero verde 800 640771 per telefonare, ma anche il nostro WhatsApp per mandare le vostre domande al professor Bassetti 347 6766 291. Tra i temi caldi, professor Bassetti, del momento c'è senz'altro, ne ha parlato anche lei nelle ultime ore, quello delle malattie sessualmente trasmesse nei giovani. Qual è la preoccupazione, qual è il quadro della situazione? Ma allora la preoccupazione è che purtroppo tra tutti i pensieri che i giovani hanno, ma anche i meno giovani, l'ultimo è quello relativo alle malattie sessualmente trasmesse. Quindi il sesso viene vissuto evidentemente come giusto o ingiusto che sia, come un divertimento, come uno svago, come un modo di amoreggiare, però non si pensa a quelle che sono le potenziali conseguenze che questo può provocare. Consideri che i dati ci dicono che c'è un aumento impressionante delle malattie sessualmente trasmesse tra i giovani, e di giovani non parliamo di diciottenni, parliamo di giovanissimi, parliamo addirittura di ragazzi tra i 13, 14, 15 anni, quindi in età adolescenziale o addirittura preadolescenziale. È incrementata in maniera impressionante la gonorrea. Oltre il 50%, la sifilide cresce di oltre il 20%, la clamidia, un giovane ogni 4 ha questa infezione che, ricordiamolo, può portare anche alla sterilità permanente, soprattutto nelle ragazze, e poi papilloma, e poi epatiti virali, e poi herpes, e poi altre numerosissime infezioni che purtroppo hanno due caratteristiche. La prima è che non sempre sono visibili macroscopicamente, cioè non è facile accorgersi di essere contagiato, perché magari ci sono delle lesioni che non si possono vedere. Ma la seconda caratteristica è la straordinaria capacità che hanno queste infezioni di passare da una persona all'altra attraverso il rapporto sessuale. Quindi ci vuole un appello a tutte le istituzioni, devo dire, non solo a quelle sanitarie, ma anche a quelle scolastiche, a che questo argomento non continui ad essere un tabù, non deve valere il politicamente corretto quando si parla di questo argomento. Quindi bisogna parlare di queste cose nelle scuole, bisogna parlare in maniera aperta, senza peli sulla lingua, bisogna spiegare quali sono le conseguenze di queste infezioni, bisogna spiegare soprattutto come si fa a non prendere queste infezioni. E l'unico strumento che abbiamo a disposizione oggi per non prendere queste infezioni è il preservativo, che è uno strumento di barriera che consente evidentemente di evitare di contrarre queste infezioni. Ricordiamo che altri paesi europei, anche a noi vicino, come per esempio la Francia, hanno fatto una politica sul preservativo, dandolo gratuitamente ai giovani. Addirittura si può andare in farmacia fino a 25 anni e prenderlo gratuitamente. Da noi il preservativo ha ancora un'importante barriera culturale, da parte evidentemente di alcuno, e anche economica. Qualcuno dice: ma costano poco perché costano 1-2 euro. Certamente 1-2 euro per una persona di 50 anni, 40 anni, 60 anni possono rappresentare una barriera, magari per un giovane di 13, 14, 15 anni sì. Quindi facciamo un appello anche attraverso i vostri microfoni di primo canale affinché si possa arrivare a che i preservativi vengano regalati nelle scuole, vengono regalati nelle discoteche, vengono regalati nei cinema, vengono regalati nei bar, vengono regalati durante i concerti, vengono regalati agli angoli delle strade. Non bisogna continuare a girarsi dall'altra parte. È un errore clamoroso quello di avere un'ideologia su questo punto. Il sesso è una parte significativa della modalità attraverso cui i giovani si divertono e in qualche modo interagiscono tra loro. È diverso rispetto a quello che avveniva 20, 30, 40 anni fa. Poi io non voglio entrare nel fatto che sia giusto o sbagliato, non è mio compito. Il compito dei medici e il compito di una società in cui un sistema sanitario funziona è quello di spiegare come si può evitare di prendere delle malattie infettive sessualmente trasmissibili che possono essere devastanti per la salute dei ragazzi.
Professore, le faccio ancora una domanda su questo tema. Se ci fossero dei dubbi, se un giovane avesse bisogno, per esempio, di fare un test, dove può venire? Può venire da voi? Come funziona? Allora, i test per le malattie sessualmente trasmissibili possono venire a fare per alcune malattie direttamente da noi, possono rivolgersi ai consultori. Diciamo che in generale è bene di questa problematica parlarne con i professionisti della salute. Spesso i ragazzi ne parlano tra di loro, ne parlano sulle chat, ne parlano sui social, ne parlano evidentemente in un ambiente che culturalmente non è così elevato, sto parlando culturalmente dal punto di vista ovviamente scientifico-medico. Quindi è importante, non ne parlano con i genitori, ne parlano poco a scuola, c'è ancora un tabù, ecco, cerchiamo di fare in modo di evitare che il sesso sia un tabù. È sbagliato che sia un tabù, probabilmente lo è. La nostra è una società evidentemente cattolica, una società che ha alcuni insegnamenti che vengono dalla religione. In questo caso, secondo me, dobbiamo cercare di guardare oltre, al di là dell'appartenenza religiosa di ognuno di noi, al di là dell'ideologia, ma qui è per la salute dei ragazzi che rischia di essere pesantemente compromessa da degli atteggiamenti che sono sbagliati, che è quello di non utilizzare il preservativo. Grazie professore, ricordo ancora il nostro numero verde 800 6407 71, il nostro WhatsApp 347 6766 291. Stanno iniziando ad arrivare i messaggi WhatsApp, le leggo il primo, parliamo di virus. Quali sono i germi della polmonite più pericolosi? Un parente gravemente malato è deceduto qualche settimana fa da voi perché colpito, ha spiegato il medico, da un germe particolarmente cattivo, forse contratto in ospedale. Grazie Giovanni. Ma allora, guardi, la polmonite è ancora oggi una delle prime cause di morte al mondo, sia quelle che si contraggono fuori dall'ospedale, che si chiamano polmoniti comunitarie, che quelle che si possono contrarre in ospedale, in particolare in alcuni reparti, sicuramente nelle medicine interne, nelle geriatrie, ma anche in terapia intensiva e rianimazione sono particolarmente frequenti. I germi sono tantissimi e sono diversi quelli che sostengono le polmoniti fuori dall'ospedale, dove c'è lo pneumococco. C'è l'influenza, c'è il Covid, ci sono altri virus, c'è l'Haemophilus influenza, c'è la clamidia, c'è il micoplasma, c'è la legionella, c'è il virus respiratorio sinfiziale, sono tantissimi virus fuori dello virus e altri microrganismi. E poi ci sono quelli invece in ospedale, è molto difficile rispondere a una domanda, dire quali sono, dovrei fare una lezione che certamente non basterebbe tutta la trasmissione. Sono moltissimi microrganismi, quelli ospedalieri sono tante volte molto più aggressivi. Certamente possono essere contratti in ambito ospedaliero. Bisogna dire una cosa: la gente pensa spesso che se uno va in ospedale e prende un'infezione in ospedale è colpa dell'ospedale. No, la colpa è del paziente, evidentemente, nel senso che certe infezioni in ospedale vengono perché si è più fragili, cioè perché si usa il tubo per respirare, perché si usa il catetere centrale. È certo che se usiamo certi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti, purtroppo uno degli scotti che si pagano è quello del rischio infettivo, che è giusto far di tutto per ridurre, ma portarlo a zero è impossibile. In tutto il mondo esiste un rischio infettivo da ospedalizzazione, da strumenti per in qualche modo curare meglio le persone. Quindi la gente dovrebbe iniziare a cambiare questo atteggiamento che ha a dire: ah, ma se mi è venuta un'infezione perché sono andato in ospedale per colpa dell'ospedale, perché non si lavano le mani, perché sono sporchi. No, non è così. È legato proprio a un environment, cioè un ambiente ospedaliero che è diverso rispetto a quello che c'è fuori dell'ospedale. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Prego. senta, io ho 75 anni, sono in buona salute, sono più di 2 anni che non riesco a farmi vaccinare per l'herpes zoster, perché in Liguria pare che soltanto ai malati, coloro che soffrono di cuore o hanno delle fragilità particolari. Eppure si continua a fare tantissima pubblicità di vaccinarsi. Allora, signora, Grazie. il problema è questo: lei non è che non riesce a vaccinarsi, è che lo Stato ha fatto una scelta, cioè la Regione Liguria, di offrirlo gratuitamente ad alcune fasce della popolazione, perché se lei domani va a chiedere il vaccino, glielo fanno ovviamente a pagamento. Questo è, sono le, diciamo, si è deciso di farle da alcuni. Questo
quelli nati nel 65esimo anno di età fino a un certo punto, chi aveva già avuto una prima infezione. Io in ogni caso, al di là del fatto della gratuità o meno, continuo a consigliarlo, come continuo a consigliare il vaccino dell'influenza anche a chi non è affetto gratuito. Dovremmo cercare, secondo me, di capire l'importanza delle misure preventive al di là del fatto che siano offerte gratuitamente o meno. Eccoci, Ok, allora direi facciamo una piccola pausa, regia, e poi torniamo subito insieme col medico risponde. Il medico risponde, bentornati col professor Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive per Regione Liguria del DR Malattie Infettive. Abbiamo una telefonata, professore, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Michela e io volevo sapere se posso fare la vaccinazione antinfluenzale perché il primo del mese prossimo, verso il 7, cioè sarò curata con farmaci mononucleari per una orticaria forte che ho da tanto tempo, quindi volevo sapere se posso farla, la vaccinazione, Deve se c'è farla, signora, contatto perché i con il. farmaci immagino che saranno farmaci biologici, posso immaginare, e anticorpi monoclonali o farmaci biologici che
hanno un effetto, da una parte di aiutarla per la sua orticale, dall'altra deprimono il sistema immunitario. Quindi, al di là di tutto, vale la pena vaccinarsi per l'influenza sempre e comunque. Io l'ho fatto stamattina, pochi minuti fa, quindi credo che la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe diventare universale. Più gente si vaccina, più in qualche modo riusciamo a proteggere il nostro sistema sanitario. Ricordiamoci questo, che un sistema sanitario in difficoltà con le vaccinazioni è un sistema sanitario che viene aiutato, perché immaginatevi cosa potrebbe succedere se non si vaccinasse nessuno nel periodo del picco, che magari potrebbe cadere alla fine dell'anno, tra il 25 di dicembre e il 7 di gennaio, dove sappiamo benissimo come gli ospedali naturalmente siano già in difficoltà per altre ragioni. Se ci mettiamo il carico dell'influenza, è evidente che rischiamo di avere dei grandi problemi. Quindi vaccinarsi non solo è una cosa importante per noi stessi, ma è una cosa importante anche per la comunità, in cui viviamo. Professore, ci scrive sull'influenza Vera che ci chiede quanto dura la protezione del vaccino influenzale. Una stagione influenzale, quindi vaccinandosi oggi dovremmo avere la copertura tra novembre e arrivare fino a fondamentalmente febbraio-marzo. E poi basta, e poi l'anno prossimo bisogna rifare la vaccinazione sempre a ottobre per riproteggersi per la prossima stagione influenzale. Quindi chi dice ho fatto il vaccino influenzale l'anno scorso, bene, quest'anno non ha la copertura, quindi non serve e non dura, è scaduto. Ecco, e la copertura, professore, inizia quanti giorni dopo la In genere somministrazione? dopo un paio di settimane dalla vaccinazione, forse anche in alcuni casi anche prima, dipende un po' dal sistema immunitario. Diciamo che ragionevolmente se ci si vaccina ad ottobre, come si dovrebbe fare, a novembre dovrebbe essere pronto il sistema immunitario per difenderci. Buongiorno, avete già casi di influenza nel vostro ospedale? Quando arriverà in Liguria, Antonia? Non ancora, stiamo aspettando di vedere il primo caso. In genere i primi casi cadono sempre intorno all'ultima settimana di ottobre, e quindi ci siamo, o le prime settimane di novembre. Vediamo, in genere anche l'anno scorso è arrivato in questo periodo il primo caso. Noi comunque non abbiamo ancora visto primo caso di influenza. Ci scrive Patrizia che dice in aula, probabilmente un insegnante, ho avuto 3 casi di Covid. Quali sono le previsioni di contagio questa settimana? 3 casi, ecco, 3 casi nell'ultima Io settimana, diciamo. credo che sia arrivato il momento di non guardare più i numeri di Covid e che la gente la smetta di continuare a fare i tamponi da sola in autoprescrizione. Ditemi che senso ha in una scuola dove ci sono dei ragazzi fare dei tamponi per il Covid. Non ha nessun senso, nessun significato, è una cosa anacronistica, una cosa sbagliata che non dobbiamo più fare. Quindi, anche perché o facciamo il tampone per tutto, e quindi lo facciamo per il Covid, per l'influenza, per il raffreddore, per lo pneumococco, per il respiratorio sinusiziale, o per farlo solo per il Covid e dire ah, c'ho il Covid o non ce l'ho. Oggi non vuol dire assolutamente niente, soprattutto nei ragazzi e nei giovani. Quindi la risposta è non fate più i tamponi che non servono assolutamente a niente nella popolazione generale. Lasciate i tamponi ai medici, torniamo a far fare ai medici i medici e i pazienti che facciano i pazienti. Abbiamo un altro dei temi di cui insomma si parla, c'è qualche titolo in queste ore, è una sorta di allarme per la polmonite da micoplasma. Intanto di cosa si tratta, professore? E poi c'è davvero un allarme? C'è un allarme che viene dagli Stati Uniti, lo ha lanciato il CDC di Atlanta, il Center for Disease Control americano, che ha lanciato un allarme sul respiratorio sinusiziale per i bambini soprattutto, cosa che diciamo molto importante, parte anche in Liguria la possibilità di fare il monoclonale per coprirsi dal respiratorio sinusiziale nei neonati. Ma il micoplasma, che è poi l'agente eziologico della polmonite che gli americani chiamano walking pneumonia, cioè una polmonite che si fa in piedi. Quindi una polmonite che normalmente non è una polmonite così grave, lo sta diventando sempre di più. Il micoplasma purtroppo è associato a una serie di malattie respiratorie, malattie infettive in generale anche molto gravi. Purtroppo, che cosa è successo anche con il Covid? Che avendo utilizzato male gli antibiotici sul Covid, abbiamo fatto sì che abbiamo fatto diventare resistenti molti batteri, tra cui anche il micoplasma. E oggi il micoplasma soffre di un problema che è la resistenza ai macrolidi, che
che sono gli antibiotici con cui si utilizzano di più in questo tipo di infezioni, quindi resistenza alla claritromicina, all'azitromicina, all'eritromicina. E quindi oggi sono patologie molto più impegnative che possono portare al ricovero in ospedale, possono portare al decesso e possono anche scatenare altri tipi di problematiche. Quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto bisogna sensibilizzare anche i medici a che le persone possano avere questa infezione e quindi essere in grado di diagnosticarla. Abbiamo ancora una domanda. Buongiorno, vorrei chiedere al dottore cosa posso fare. Ho da una settimana la tosse secca e molto fastidiosa. Mi può aiutare? Grazie, Maria. Ma la tosse secca fastidiosa è in genere una reazione a un problema che può capitare a carico delle basse vie respiratorie o anche delle medie vie, cioè fondamentalmente potrebbe essere un problema a livello non solo polmonare, magari anche a livello dei bronchi. Io credo che in una situazione del genere, certamente no agli antibiotici, certamente no agli antinfiammatori, si possono prendere dei sciroppi o delle gocce che servono a calmare la tosse. A base di sostanze diverse, ma è una di quelle situazioni in cui fondamentalmente un calmante della tosse può aiutare. Abbiamo ancora una domanda che le leggo sui batteri della bocca. Ho visto il suo post sul colluttorio, forse si riferisce a un qualche post sui suoi canali social. Ma allora non dobbiamo più usarlo, perché non funziona? È inutile? Alba. No, il problema è questo dei colluttori, bisogna fare molta attenzione perché soprattutto quelli alcolici, e sono tantissimi, finiscono di fare un disastro nella bocca, perché una cosa che dobbiamo sapere è questa. La bocca è piena di batteri e va bene che noi batteri in qualche modo cerchiamo di combatterli, ma se noi usiamo un colluttorio che ammazza il 99,9% dei batteri, come c'è scritto su alcuni colluttori, non voglio dire quali, ma su alcuni, è chiaro che cosa succede nella nostra bocca? È come buttare il napalm. Succede che i batteri cosa servono? I batteri sono quelli che portano ossigeno, per esempio, ai tessuti, sono quelli che alla fine stimolano anche il nostro sistema immunitario. Quindi non va bene usare dei colluttori che hanno una così alta capacità di uccidere i batteri. Dopodiché io non sono. Sono sicuro che i messaggi che vi scrivono sulle pubblicità dei colluttori sono sbagliati, perché un colluttorio che ammazza il 99,9% dei batteri non dovrebbe esistere, non dovrebbe neanche essere messo in commercio. Ecco, quello che dobbiamo cercare di capire è cambiare anche un po' la mentalità nei confronti dei batteri, cioè una cosa, anche uno spray con cui pulisco che ammazza tutti i batteri non va bene, perché i batteri non devono essere tutti ammazzati, perché ci sono dei batteri cattivi, ma ci sono anche dei batteri buoni, quindi evitiamo di fare in qualche modo di usare il napalm nella bocca. Ci scrive Loredana, buongiorno, diverse patologie, anche BCPO, a parte l'antinfluenzale, meglio pneumococco o Covid? Ma non sono mutualmente esclusive, non è come dire oggi mangio il pesce o mangio la carne, sono tutte e due importanti. Se uno ha una BPCO, cioè una bronchite cronica ostruttiva, farebbe bene a vaccinarsi avrebbe già fatto bene a vaccinarsi per lo pneumococco da tempo, e in più i malati con bronchite cronica ostruttiva possono avere problemi dal Covid, quindi naturalmente è una di quelle categorie in cui io consiglio sempre, soprattutto quelli che hanno problematiche polmonari, bronchitici cronici, fibrosi polmonare, fibrosi cistica, altre bronchiectasie, altre problematiche importanti nell'ambito dei polmoni, di proteggersi contro tutti i microrganismi che possono causare una patologia respiratoria, quindi influenza, Covid, pneumococco, credo che andrebbero messe in cima alla lista. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno signora, guardi, sono una nonna di 89 anni. Volevo chiedere al dottor Bassetti, che è tanto gentile, ti ho telefonato anche l'anno scorso. Io ho già fatto l'antinfluenzale il giorno 14. Vorrei fare anche il richiamo del Covid. Quanto tempo devo aspettare? Si può fare anche lo stesso giorno, quindi avrebbe potuto farlo insieme, quindi non c'è da aspettare nessun tempo, lo può fare quando vuole, come vuole e credo anche dove vuole, perché ormai lo fanno praticamente nelle farmacie, lo fanno i medici, quindi è assolutamente disponibile ovunque.
Le faccio, professore, rapidamente ancora una domanda e poi chiudiamo. Cosa ne pensa della propoli come cura naturale per il mal di gola? Anna Maria. Ma purtroppo la propoli è diciamo che è un agente naturale che ha un effetto antibatterico, antivirale. Se serve per non usare gli antibiotici, va bene anche il propoli. Grazie al professor Matteo Bassetti, direttore di ARM Malattie Infettive per Regione Liguria. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.